Sì, è un progetto riuscito perché è uno di quei progetti di cui si è parlato una sera proprio qui un anno fa all'Aquila e che poi è stato realizzato, che poi ha realizzato anche il suo obiettivo, quello che era quello tramite una campagna di crowdfunding di comprare e donare al conservatorio un pianoforte, cosa che abbiamo fatto e anche musicalmente è riuscito e è un'esperienza molto forte, per noi anche emotivamente è molto bella perché quando l'arte riesce ad avere fortemente anche un ruolo o comunque un qualcosa che sia anche importante nell'ambito sociale, il nostro lavoro vale doppio. Tre cuori che si uniscono e formano un unico suono. Suonare in tre è veramente difficile perché il rischio più che altro è quello di suonare troppo tutti. Quindi il bello è anche proprio lasciare spazio agli altri due. Poi io ho la fortuna di conoscere sia Mirko Signorile che Giovanni Guidi ormai da più di 10 anni, quindi anche se appunto non sono moltissime le occasioni di suonare insieme, ma c'è una stima e un'amicizia che sono alla base di tutto, insomma, di questo progetto, quindi lasciamo più che altro che la musica esca fuori da sola. L'interplay è una caratteristica del jazz, perché il jazz nasce, i musicisti di jazz suonano su degli spartiti, ma in realtà ciò che è scritto è veramente minimo, sono veramente delle indicazioni di massima. Quello che viene fatto in tempo reale, difatti è la musica del qui e ora, in un certo senso, il jazz in assoluto, e viene fatta attraverso uno sviluppo di quelle che possono essere le idee che vengono dallo spartito, ma anche con la massima libertà, quindi potendo andare in qualsiasi luogo dell'immaginazione, per cui l'interplay è questo, un buon concerto, un bel disco di jazz funziona quando c'è questa caratteristica, c'è la caratteristica di sentire veramente un dialogo tra tutti i musicisti.